La volta scorsa abbiamo visto, ricordatemi se sbaglio, le caratteristiche degli strumenti di misura. Lo strumento di misura che cos'è? È un qualunque dispositivo che mi consente di effettuare la misura, cioè se confrontato a ciò che devo misurare, mi permette di leggere il numero che esprime la misura nell'unità di misura in cui è tarata la scala. La taratura dello strumento è fisicamente il fatto di porre delle tacche, di graduare la scala e di consentire una valutazione numerica della quantità da misurare. E per forza di cose, per adesso ci continuiamo, la distanza tra una tacca e l'altra ha, per quanto piccola, ha un certo spessore, quindi la misura sarà per forza di cose incerta. Okay? La minima differenza tra grandezze fisiche diverse che lo strumento è in grado di misurare si chiama sensibilità dello strumento, mentre la più grande misura diretta che lo strumento può fare si chiama la portata. Le portate e sensibilità sono ad esempio tutto quanto c'è da sapere sulle righelle. Altri strumenti un po' più complessi hanno altre, anche altre caratteristiche, come la prontezza, per esempio, come vedete, ma li vedremo più avanti. D'accordo? Qualunque misura che io esegua consta di tre parti, quasi quattro. Fatemelo ripetere. C'è un simbolo che indica la grandezza fisica di cui vado a fare la misura, per esempio una lunghezza. C'è un numero che indica la lettura dello strumento, seguito da un più o meno, un altro numero che indica l'incertezza della misura data dalla sensibilità dello strumento, e entrambi moltiplicati per un'unità di misura data dal fatto che lo strumento è fatto in un modo o in un altro. Se per esempio dico che la lunghezza del quaderno è 32 più o meno 1 centimetri, significa che ho fatto una lettura di 32 con uno strumento che aveva un'incertezza, una sensibilità di un centimetro, e che la taratura dello strumento è in centimetri. Ok? Non può mancare una di queste quantità, se no la misura è incompleta. Abbiamo già visto perché l'incertezza è importante. Ok? Alcune misure posso ottenerle utilizzando direttamente lo strumento, come il bordo del tavolo, non so, la larghezza del computer, eccetera. Altre misure le ottengo indirettamente. A partire da misure dirette posso fare dei calcoli. Facciamo un esempio. Supponiamo di voler misurare il perimetro di un rettangolo, per esempio di un disegno che ho fatto o di qualcosa che mi chiedo di misurare. Ok? E il rettangolo, base e altezza, con uno strumento come il righello, ottengo direttamente sia B che A. Ok? È tutto chiaro? La base e l'altezza, basta mettere il righello, la mia misura, ottengo la mia misura. Il perimetro, ok, lo ottengo come somma di B più A più ancora B più ancora A. Questa è una misura indiretta, perché so come calcolare il perimetro, uso quella procedura di calcolo, ma non faccio nessuna misura diretta. Ok, molto spesso le misure di cui parliamo sono misure indirette. Supponiamo di aver trovato che l'altezza vale per esempio 1,3 più o meno 0,1 cm.
fatto la misura con il righello, sensibilità 1 mm, quindi certezza 0,1 cm. Mentre la base l'ho misurata con lo stesso righello e ho trovato 2,4 più o meno 0,1. Sempre centimetri. Abbiamo già visto come si riporta la lettura in base all'incertezza, dove cade l'errore. Qui cade sui decimi, quindi qui avrò la cifra delle unità e dei decimi, non posso andare più sotto. Questo l'abbiamo già visto, giusto? Ora quindi ho due misure dirette, base e altezza, e mi serve calcolare il perimetro. Procediamo per gradi. Consideriamo prima il semiperimetro, che è la cosa più semplice, cioè la somma delle due incertezze, delle due grandezze. Che significa dire che ha questa lettura e questa incertezza? Significa dire che quando io sono andato a confrontare il righello con quello che devo misurare, l'estremo della base coincideva con lo zero del mio righello, l'altro estremo si trovava in un punto compreso tra 1,3 più 0,1, cioè 1,4 cm, e 1,3 meno 0,1, cioè 1,2 cm. Stava lì in mezzo. Questo, tutto quello che si è preso tra questi estremi si chiama intervallo di incertezza. Vi ricordate come si va a fare la misura, no? Si prende la tacca più vicina e la tacca libera può cadere una sopra e una sotto, per capirci. Cioè all'interno di questi due estremi. Lo stesso per l'altro, giusto? Quindi, se la tacca cade direttamente, cioè se a me la tacca cade solo 1,3, serve o mi scrive l'incertezza? Sì, serve lo stesso scrivere l'incertezza, perché in realtà, ok, lo spessore dell'attacco è finito, la lettura dell'attacco può essere sbagliata, può essere approssimata, può essere, c'è comunque un'incertezza, non puoi evitare di mettere. Perché se tu ripetessi la misura, lo rifaremo fisicamente, se tu ripetessi la misura con un altro strumento, magari ti accorgi che non è proprio tipo 1,3, ma è 1,27. Che però questo, ahimè, non se ne accorge. Ma quindi dipende dalla sensibilità dello strumento. Perfettamente. L'incertezza della misura è data, è uguale alla sensibilità dello strumento. Perché sotto quello non posso andare, sotto quello sono compatibile con zero, quindi non misuro niente. Ok? Quindi ripeto, per la base cade tra 2,4 più 0,1, cioè 2,5, e 2,4 meno 0,1, cioè 2,3. Ok? Quindi la mia misura era, l'altezza era al massimo 1,4, la base era al massimo 2,5. L'altezza è al minimo 1,2, la base è al minimo 2,3. Ok? Devo cambiare foglio, tutto chiaro anche qua. Se andiamo a prendere la somma della base più l'altezza, a me interessa calcolare sulla base di queste misure dirette la somma, che è una misura indiretta. Questa è una grandezza che si troverà tra una quantità che sarà la somma dei due massimi e la somma dei due minimi, cioè si troverà sommando 1,4 e 2,5, che non potrà essere oltre il più grande del primo e il più grande del secondo, né può essere sotto il più piccolo del primo e il più piccolo del secondo. Okay. Quindi la somma A più B sarà compresa tra 1,4 più 2,5 centimetri, cioè 3,9, e 1,2 e 2,3, cioè 3,5 centimetri.
massimo con massimo, più minimo con minimo, giusto? È tutto chiaro? Non potrà essere oltre questi due valori, non potrà cadere fuori. Ma se noi avessimo questi due numeri e volessimo trovare la lettura eseguita, cosa dovremmo fare? Che relazione c'è tra questo numero e questi due? Certo. Uno è più 0,2 e l'altro meno 0,2. E quindi come lo troviamo? Lascia stare questo per adesso. Se tu la media, cioè non la media. È il punto medio. La lettura è il punto medio dell'intervallo di determinazione. Quindi la somma AB, A più B, avrà come lettura, cioè come valore nominale, il punto medio tra 3,9 e 3,5, che è 3,7 centimetri. Questo non è un caso che è la somma dei punti medi, la somma delle letture. Ok? Guai se non fosse così. La lettura della somma A più B è la somma delle letture di A e di B. Ok? Se invece mi interessa sapere qual è l'incertezza di A, se parto da solo da questi due numeri, cosa devo fare? Se so che la mia misura sta tra 1 e 4 e 1 e 2, per sapere qual è l'incertezza della misura, cosa devo fare? 1 e 4 meno 1 e 2? Da 0,2, qui ho 0,1. Dalla semiampiezza dell'intervallo di determinazione, cioè questo meno questo diviso 2 è la semiampiezza. Se lo faccio anche qua, che cosa ottengo? 3,9 meno 3,5 fa 0,4 diviso 2 0,2. Ecco che ho trovato la mia grandezza indiretta. Aspetta, non... Ripeto, non c'è problema. L'incertezza della misura, okay, è in realtà, basta guardare, la semiampiezza dell'intervallo di indeterminazione, cioè il più grande meno il più piccolo diviso 2, proprio perché è lettura più semiampiezza e lettura meno semiampiezza. Ok? La stessa cosa facciamo per A più B. Se lo faccio, 3,9 cm meno 3,5 fa 0,4 diviso 2, 0,2. Ok? Ma questo mi dice qualcosa. Per calcolare. Appunto, utilizziamo le somme. Se, regola generale, ho due letture, quindi A0 è la lettura più o meno delta A è l'incertezza. A0 indica la lettura dello strumento, delta A, perdonate il mio delta, delta fatto in casa, spero che vada bene, delta A è l'incertezza della misura. B, di 0 è la misura più o meno delta B è la misura. Se sommo A più B, S, teniamo la somma, A più B, questa in quanto grandezza fisica sarà data da S0 più delta S, avrà la sua lettura e la sua incertezza. Se sommo grandezze incerte, necessariamente una grandezza incerta. Okay? La lettura di S è semplicemente la somma delle letture A0 più B0, sommo queste due. L'incertezza è la somma delle incertezze. Quando sommo due grandezze, l'incertezza della somma è la somma delle incertezze. Se, per esempio, delta A è 0,1 cm, delta B è 0,1 cm, delta S è 0,2 cm. Se delta A è 0,1, delta B è 0,2, delta S è 0,3 cm.
è la somma algebrica delle incertezze. Ok? La serialità, sì, quindi si calcola sottraendo dal più grande meno il più piccolo diviso 2. Okay. Perché fammi fare un disegno. Vabbè, idea del paziente. Se questa è la lettura, okay, questa è l'incertezza più delta A meno delta A, l'intervallo di incertezza è tutto questo, ma la sua lunghezza è doppia rispetto a delta A, perché c'è un delta A qua e un delta A qua, quindi se prendi questo estremo meno questo, per avere delta A devi dividere per 2. Ok, sì, sì, sì. Ok, fammi cambiare colore perché sennò vedete il verde speranza, va bene. Siamo. Quindi la somma dei due lati del nostro rettangolo misura 3,7 cm con un'incertezza di 0,2 cm. D'accordo? Ma per avere il perimetro cosa devo fare? Non mi basta la somma lato più lato, base più altezza, devo anche moltiplicare per 2. Il perimetro è 2 volte A più B, ma se A più B ha un'incertezza ce l'avrà anche P. Questa l'abbiamo chiamata S. Che misura, ricordatemi per cortesia, 3,7 se non sbaglio, più o meno 0,2 centimetri, giusto? Quindi il nostro perimetro avrà una lettura che basta capo con le regole dell'algebra, che è più facile di prima, perché moltiplico per 2 tutto. Lettura ma anche incertezza, perché sta dentro la stessa parentesi, ha gli stessi diritti all'interno della lettura. Quindi viene 2 volte 3 è 7, 7,4, più o meno 0,4. Centimetri, perché tutto si raddoppia. Raddoppio quindi anche l'incertezza. Morale della favola, abbiamo trovato un'altra regola con cui calcolare l'incertezza di misure indirette. Se qui avessi avuto 4, avrei dovuto moltiplicare per 4 sia la lettura che l'incertezza. Se avessi avuto un mezzo, avrei dovuto moltiplicare per un mezzo sia questo che questo. Quindi se una grandezza è multiplo di un'altra, lo stesso multiplo si applica sia alla lettura che all'incertezza. Ok? In generale, se ho A che è dato da A0 delta A, lettura e incertezza della grandezza A, e ho B che è N volte A, N è un multiplo qualsiasi, un numero voglio dire, allora B è dato da la lettura di B di 0 più delta B. E la lettura di B è n volte la lettura di A, l'incertezza di B è n volte l'incertezza di A. Lettura e incertezza sono multipli secondo la stessa costante. Se B è 3 volte A, anche l'incertezza di B è 3 volte l'incertezza di A. Questo va incorniciato per una regola importante. Lasciare
questo argomento si chiama propagazione delle incertezze. Le incertezze si propagano da quelle dirette a quelle indirette, alle misure dirette a quelle indirette. Ok? In modo diverso a seconda di quali calcoli devo fare. Fin qua tutto chiaro. Facciamo l'esempio, se ho un quadrato, ok? Conosco il lato 2,3 più o meno 0,5 cm, il perimetro, che è 4 volte il lato, avrà un valore di radato da 4 volte 2,3, quindi 8 più 12, 9,2 cm, più o meno 4 volte l'incertezza. Quanto è 4 volte 0,5? 2 centimetri. Attenzione! Posso lasciare la scritta così? No, perché l'incertezza cade sulle unità. 2 è una cifra che non è significativa, non è certo, questo devo buttarla via. L'incertezza cade su 9, perché il perimetro è 9,2, ma l'incertezza, siccome cade sull'unità, 4 volte 0,5 fa 2 cm, okay, questo 2 non sono, anzi, sono nell'obbligo di non metterlo. Quindi il perimetro vale 9 più o meno 2 cm. Come faccio a buttare via le cifre non significative, cioè non importanti? Se quello che butto via va da 0 a 4, lascio la cifra significativa, che la prima, la più a sinistra, che tengo inalterata. Se va da 5 a 9, alzo di un'unità. Fosse stato 9,7, veniva 10. Fosse stato 9,5, veniva 10. Ok? Si chiama arrotondamento. È un errore riportare questo numero come risultato, perché questa cifra non deve esserci. Cioè, formalizza un'informazione che in realtà non ho. Ok? Certo. Domanda? Delta B. Delta B è n volte delta A. Cioè l'incertezza su B, questo numerino che devi mettere dopo il più o meno, scusami, ecco, è lo stesso multiplo del delta A. Che potrebbe essere multiplo intero ma anche frazionario, Se B è un quarto di A, delta B è un quarto di delta A. Ok? Riguardo alla slide successiva, quella che parlava del perimetro del quadrato, ogni volta quindi che io il risultato incrocio un numero, tipo non so, 8,1, 8,2, ebbene sì, devo sempre certo. Come scriverlo viene deciso dall'incertezza. Se l'incertezza è sulle unità, ok, tu puoi scrivere il risultato dove la cifra più a destra, quella più piccola, è quella delle unità. La cifra successiva e tutte le altre non devono esserci, perché non hanno significato. Perfetto. Se invece hai i centesimi, allora la cifra più a destra sarà i centesimi, i millesimi non ci saranno. Ok, quindi qualsiasi sia il numero dopo la virgola non deve essere. In questo dipende, caso dipende dall'incertezza. Dipende dall'incertezza, ti dice come scriverlo. Ma vedremo tanti esempi. Fin qua tutto chiaro? Sì. Vediamo cosa succede invece se mi interessava nel mio rettangolo
sapere qual è la differenza tra i due lati. Ricordo che nel mio rettangolo io non sono interessato al perimetro, ma voglio sapere quanto questo lato è diverso da questo. Allora mi interessa la differenza, per esempio B meno A. Ok? Se mi interessa la differenza B meno A, questa avrà una lettura e un'incertezza. Fatemi ricopiare i numeri di prima. Allora avevamo A uguale 1,3 più o meno 0,1 cm e B 2,4 più o meno 0,1 cm. La differenza B meno A sarà un numero dato da cosa? Come faccio a calcolare il più grande valore di B meno A? Il più grande non è il più grande di A meno il più grande di B, bensì il più grande di A meno il più piccolo di B. Quello mi dà la differenza più grande. Fatemi ricopiare anche gli estremi, come li abbiamo sotto mano. Ora 1 era 1,4 centimetri, 1,2 e l'altro era 2,5 e 2,3. La differenza ha come valore massimo il più grande di B meno il più piccolo di A. Questo è il caso in cui grande A, piccolo B, differenza più grande. Quindi questa vale al massimo 2,5 meno 1,2. 1,3. Ci siete fin qua? La più piccola differenza sarà il più piccolo di B meno il più grande di A. 2,3 meno 1,4. 1,9. Ok? Con questi due estremi, stessi procedimenti di prima. Allora, fammi ragionare. Hai ragione. Troviamo come prima la lettura come punto medio dei due e l'incertezza come semiampiezza dell'intervallo. Quindi la differenza varrà, questa è la D, il punto medio tra 1 e 3 è 0,9, è 1,2, più o meno la semiampiezza. 1,3 meno 0,9 fa 0,4 diviso 2, 0,2. Tutto in centimetri. Come era ragionevole aspettarsi, se B è incerto e A è incerto, l'incertezza della differenza non è la differenza dell'incertezza, perché in questo caso sarebbe venuto 0. Ora, in nessun caso da grandezze incerte posso costruire grandezze certe, è impossibile, non posso creare informazioni. Vorrei vedere la proprio, se A è incerto e B è incerto. Se B è incerto e A è incerto, la loro differenza non può essere certa, non posso fare delta B meno delta A, che avrei 0 in questo caso. Questo è un risultato notevole, notevole ma ragionevole che sia così. Se ho la differenza B meno A, quindi di 0 più o meno delta B, l'incertezza della differenza è comunque la somma delle incertezze.
oppure se preferite scriverlo così, l'incertezza di A meno, di B meno A l'incertezza della differenza è comunque la somma dell'incertezza, anche se qui c'è un meno. Sì, qui è sbagliato, fammi ragionare, fammi correggere. 1,3, 0,9, 2,2, 1,1, pardon. Correggete per cortesia. Grazie. Questo mi preme che sia chiaro a tutti. Anche se faccio la differenza, l'incertezza della differenza è comunque la somma dell'incertezza. Sono l'ultima frase che ha detto. L'incertezza della differenza tra due grandezze qualsiasi è comunque la somma dell'incertezza, mai la differenza. Okay. Anche se faccio la differenza tra B e A, l'incertezza tra B meno A è l'incertezza di B più l'incertezza di A. Grazie. Ok? Quanto tempo abbiamo? Ci fermiamo qua. Rimangono da vedere, vediamo la prossima volta, l'incertezza sul prodotto di due grandezze sul rapporto. Ok?